Cari amici del canale dei robotti del giornalista, benvenuti a questa nuova pillola estiva. Una pillola estiva che è un mini video, un video della durata minore rispetto alla consueta programmazione del canale dei robotti del giornalista per stare insieme e comunque a rimanere in contatto anche durante l'estate. Ecco, per tutti quelli di voi che sono preoccupati dal fatto che noi ci sacrifichiamo per voi e ci troviamo rinunciando alle nostre vacanze per fare una pillola alla settimana, ebbene sappiate che fortunatamente non è vero, perché noi ci troviamo una notte di luglio dove giriamo tutte le pillole per l'estate e siamo arrivati, Mini Joe, alla pillola numero 4 forse. 4, 4, 4, siamo a metà dell'opera Sì, e vede siamo. che siamo ancora belli freschi, rilassati. Sì. Accusare un po' il cuore, però vabbè, non ce la facciamo. Un cafferino, un cafferino, un Cafferina, cafferino, un ci cafferino, un vorrebbe cafferino, un un cafferino, caffè. cafferino. E con questo io voglio ringraziare, cominciando da PK. Buonasera PK, buonasera, come va l'articolazione del collo? Ah, È meglio, meglio. parecchio Si che non vede glielo che chiedo. adesso con questo caldo che sta arrivando un po' me lo scioglie. Sta Sì, nuotando un pochino. un po' sì, magari anche quello, l'acqua aiuta. Eh sì, l'acqua aiuta molto. Sì. Lei sulla scogliera ne ha tanta di acqua a Sì, però pugno. pensi che a me non piace nuotare. Non le Anche se piace sono nuotare. provetti da sud, però sono, come si dice, come si dice, le robe strane E della vita. perché ha preso due brevetti da sub se Ma non la le piace? gioventù, la voglia di fare qualcosa di diverso, poi dopo. Ebbene, pensi che anche il giornalista al PADI, che sì, e gli è servito molto. Mini Joe, buonasera, buonasera e benvenuto. Buonasera, Senta, casa. ormai sono 4 settimane che lei è vestito nello stesso modo, non sarà che... vabbè, Traducino. certo, Koji, si sente molto, dà fastidio? No, ma anche perché anch'io sono nelle stesse condizioni, quindi tra un po' dovremo evacuare. Vabbè, la domanda di oggi comunque è: io mi romando se ci sia ancora un Danguard di cui fare la recensione. Mi romando, eh sì, ebbene sì, perché voi dovete sapere che ben prima che quasi tutti di voi e di noi, prima che quasi tutti iniziassero a collezionare, esisteva un'altra protagonista del mondo dei Chogokin e dei modelloni, modellini, che si chiamava Romando ed era una delle più giapponesi tra le giapponesi, nel senso che aveva un'interpretazione di modello tutta sua, originalissima. Cioè, nella confezione vi erano dei pezzi di vinile già tagliati e verniciati, quindi già pronti per essere montati, che però dovevano essere limati, quindi perfezionati nelle loro, negli spigoli e nei bordi, e poi incollati. Cioè, una cosa che francamente non ha molto senso. Era un model kit. Non è un model kit, perché avevano già le articolazioni Quindi un pronte, con i ball assemblamento, joint, diciamo. un Un assembramento, assemblamento, sì, un assemblaggio. Apri, Danguard. Sì, va bene, comunque. Ok. E i pezzi erano già tutti pronti dentro, no? Però non si potevano incastrare, dovevano essere proprio incollati. E per essere incollati bisognava perfezionare i bordi che erano alquanto imprecisi, c'erano tutte le spurie, tutte le... E quindi un lavoro assolutamente esagerato e non alla portata del giornalista. Eppure il giornalista, che probabilmente colleziona da un tantinello più di tempo, è riuscito ad innamorarsi dei Romando. Perché vi era, pensate un po', un modello meraviglioso del Daitan 3 e anche un fantastico Zambot e anche un meraviglioso Danguard Ace. Danguard che rimane da sempre uno dei miei modelli preferiti. E anche se adesso cominciamo ad avere tutti la possibilità di avere un Danguard in collezione con il recente King Arts, parliamo di recente anche se ormai Ormai 2 anni, però
Il Vanguard è sempre stato un modello che avere in collezione era abbastanza difficile. Ora, ne mancava uno da recensire e questo era il Romando. Perché il Romando? Perché nella sua stranezza, in questa sua nel suo essere vinilico ma articolato, quindi un vinile articolato, però aveva delle proporzioni e un rispetto dello sculpt originale del Vanguard che meritano di essere raccontati. Naturalmente, essendo al di fuori della mia portata il montaggio, io ho avuto occasione qualche anno fa di comprarlo su eBay già montato e così non ci ho pensato. Via al dente, via al dolore. Via al dente, via al dolore. Una cosa che lei conosce sì, abbastanza bene. Sì, ok. E, quindi non fate come il giornalista, non lo fate a casa naturalmente, comprateli già da montare e divertitevi a montarli. Però se proprio siete pigri come me, allora questa potrebbe essere una soluzione. Sul lato in alto a sinistra della confezione leggete lo stemma di Romando, tutto in giapponese stretto, e a destra una interpretazione dei kanji giapponesi di Vanguard Ace nella scritta Vanguard A. Sotto questo curioso, questa curiosa ricetta di Romando, DX Flexible Robot Kit, che non vuol dire assolutamente nulla, cioè che è flessibile e che sotto c'è anche un 5 tipo tipo canale 5 o Seiko 5, qualcosa del genere. Comunque, e sotto finalmente il logo giapponese di Vanguard Ace. Nell'angolo in basso a sinistra vediamo un logo, quello del gattino. Koji, è famoso quel logo? Direi proprio Toei, è famoso. Ah, Toei, certo, Toei. Vediamo sugli altri lati. E poi ovviamente la cosa molto interessante, il Made in Japan, quindi cose Made in antiche. Japan, cose antiche, sì. Qui vediamo, va bene, ancora Vanguard Ace, ancora il grande petto rotondo del nostro Vanguard. Di qua altre scritte incomprensibili con il classico numero di telefono da e fare. Fax. Sì, e il fax. Il fax. Il fax che in Giappone funzionano ancora, i fax. È incredibile, ma funzionano ancora. Quello che mi interessa di più è la quarta di copertina. Fa niente. Allora, apriamo la nostra confezione e scopriamo che all'interno vi è... vi è della carta da imballaggio che possiamo togliere. No, non faccia rumore, Mingio, lo so che è fastidiosissimo. Qui vedete le istruzioni che sono quelle che mantengono naturalmente il valore dell'oggetto. Vedete tutte le parti in vinile contenute all'interno della scatola e le istruzioni del montaggio, che devono essere fatte naturalmente con un po' di colla. Vedete, ecco, lo vedete molto bene. Vedete per esempio il petto di Vanguard? Vedete che ha questa parte che viene segnata in grigio scuro? È quella da tagliare con un taglierino. Così come vedete anche il pugno, ha questo sbuffo di materiale che è da togliere. E questo è assolutamente inutile, nel senso che è stata una scelta voluta e dettata dalla necessità dei giapponesi di far interagire con il modello, di farselo da soli, anche se probabilmente sarebbe costato uguale già pronto. Bene, il risultato finale che Minijo sta mettendo in posa, quindi aspettatevi qualcosa di pessimo, è questo. Ma mi perdoni, quindi è come se un Gundam Metal Build ce lo dessero solo con lo scheletro metallo e poi da montare tutta la corazza sopra, più o meno. Sì, esattamente, okay. Esattamente. Bello, mi piace il Gundamasso? Bello, hai fatto un disastro, cioè ha fatto un disastro lei. Allora, mi scusi, Melodia. Non le piace? Ma è tutto storto. Vabbè, ma si è attaccato storto lei? Ma no, che storto, non l'ho mica fatto io. Poi le braccine, cioè è Vanguard, non è Grande Mazinga. Vanguard. Mamma mia. E tra l'altro, come va con la tromba, i suoi esercizi? Bene, bene. Stiamo andando avanti. Cioè?
Non l'ha mai tirata fuori dalla scatola quando no, gliel'abbiamo regalata? No, perché praticamente dalla parte superiore l'ha messa sotto adesso. Ah, ok, il passaggio è comunque più accessibile. Allora, andiamo un attimo ad analizzare il nostro Downward. Allora, prima di tutto, partiamo dalla testa. La testa ha delle buone proporzioni rispetto al resto del corpo. Non mi piace, sinceramente, non mi piace lo scalpo del viso né la colorazione del viso. D'altra parte, io ricordo un commento e anzi un supporto di Roberto Ferrari che ci disse quanto il disegno del volto di Downward sia un po' complicato. Un po' perché è piccolissimo rispetto al resto del corpo, perché le dimensioni della testa sono occupate principalmente dal casco e non dalla testa in sé. E poi vedete questo azzurro, questa colorazione azzurra che si mischia con il bianco, che è molto molto strana. Peccato, perché tutto il resto del robot è perfettamente coerente. Allora, non dimenticatevi che è un vinile, per cui se vedete qualche deformazione della gomma è assolutamente normale, così come se vedete qualche imprecisione della colorazione, anche questa è assolutamente normale, essendo il vinile un materiale che tende a deformarsi, piegarsi nel corso del tempo. Ma quello che mi piace particolarmente di questo Downward è il rispetto per le proporzioni della figura originale. In particolare, se noi andiamo a inclinare la testa o metterlo di profilo, ecco, ci renderemo conto di quanto sia a sbalzo il petto, che diventa proprio piatto e a semicerchio davanti. E questa è proprio una delle caratteristiche del Downward più intelligenti, interessanti e originali, che è andata purtroppo persa marginalmente nel lavoro di King Arts, che ha voluto schiacciare il petto rendendolo più simile a quello degli altri robot. Peccato perché, per esempio, il glorioso Yamato, che a mio avviso rimane sempre il modello più bello possibile di Downward, ha proprio questo petto. Ora, vedete che ci sono delle ball joint classiche tra il busto e le spalle, tra le spalle e gli avambracci, ma anche sulle negli agganci tra le cosce e il bacino, per le ginocchia e addirittura per le caviglie. Bellissimo il piedone che anche qui è molto 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 azzeccato, perché vedete quanto sia squadrato e nello stesso tempo enorme, ed è proprio una delle caratteristiche fondanti del Downward. Rimettiamo un attimo dritto per vedere e per mostrarvi un'altra cosa. Non so quanti di voi si ricordano, andando ad accendere quei ricordi che il canale dei robot del giornalista è solito accendere, quanti di voi abbiano avuto, quando erano bambini, il libro di Downward. Il libro di Downward aveva in copertina un disegno del nostro robot, e questo disegno partiva da una spropositata larghezza delle gambe che a freccia andavano stringendosi verso l'alto. E questi sono un po' i dettami, le regole base del disegno del Downward originale di Leiji Matsumoto. E vedete come questo kit di Romando le abbia perfettamente rispettate. Ora, vorrei misurarlo, perché comunque appartiene a quei modelli alti. Quanto abbiamo? 26 centimetri almeno. 26 centimetri di Downward. Il che, cari amici, se avete la fortuna di trovare questo modello su eBay, ogni tanto ne appare e scompare qualcuno, non essendo particolarmente richiesto, non perché sia brutto, ma perché sia ormai dimenticato. Quindi, se nessuno sa che esiste, ecco che anche le quotazioni si abbassano. Ma peccato, perché è veramente un bellissimo
modello, un modello che non sfigura in collezione, che non sfigura vicino ai Chogokin e ha sicuramente un valore estremamente più alto di un mini Gunpla, di un mini Pla di Bandai. Caro Koji, un suo pensiero. Ah, il mio pensiero, vabbè, abbiamo appena svelato le misure, 26 cm, quasi 27, quindi siamo anche vicini allo Yamato, che più o meno raggiungeva quelle altezze, quindi perché no, magari anche avere un Romando, ovviamente non è trasformabile, e magari avere uno Yamato, cioè fare la doppia copia con questo. È vero. Lasciamolo a forma robotica e lo Yamato ce lo trasformiamo in satellizzatore. È vero, è vero, è vero, è vero. Ponio. Sì. Sì, beh, molto bello, è interessante. Effettivamente mantiene le proporzioni dei disegni, quindi questo è... Poi la gamba lunga piace sempre ai giapponesi, quindi effettivamente averlo riportato anche nel robot, nel modello, è una nota interessante. Ecco. PK cosa ne dice? Ah, sì, intanto che parlavamo stavo riguardando delle immagini originali dell'anime ed effettivamente, seppur la figura in sé risulti sproporzionata, è molto attinente a quello che erano i disegni. Tra l'altro riprende anche alcuni disegni, tra cui ne avevo aperto uno prima, e che riprende dal basso verso l'alto, cosa che fa ancora aumentare di più l'impressione della grandezza e altezza delle gambe, per cui rispetta molto quei disegni. Quindi effettivamente è un prodotto azzeccato. Sono d'accordo con lei sul viso, che non è il massimo. Peccato, perché è l'unica cosa che storna un pochino, perché il resto è assolutamente il Vanguard originale. Mini Joe, cosa si prova ad essere alti quasi come un Vanguard? Bah, un'emozione forte, molto forte, intensa, direi, quasi... Quasi, sì, certo. Niente, cosa devo dire, insomma... Mi Romando, quanto costi? Ah, non saprei proprio questa cosa qua. Però la bacchetta è molto bella, non so cosa è una bacchetta che permette di infilata come sostegno... Okay. Sì, sì, permette di metterlo su una basetta magari di legno artigianale. No, e poi ci sono questi elementi qua... E poi ci sono delle spare parts, ci sono delle parti... Lei sa cos'è questo? No. Ma penso fossero le parti che vengono, quelle che vengono tagliate. Perfetto. ma ci sono anche delle ball joint. Sì, questo caso è ball joint. Sì. Bello. Nel caso si rompessero. Comunque lo trovate qualche volta attorno ai 100 euro, 90 euro, 100 euro, 120. Però il prezzo è quello, se lo trovate al doppio non prendetelo. Però capitando di trovare a 90 euro, consiglio assolutamente l'acquisto a tutti. E con questo abbiamo concluso con la pillola di questa settimana. Noi vi auguriamo buona continuazione di vacanze e ci vediamo settimana prossima con una nuova pillola del canale dei robotti del giornalista. Machine Go! Ma perché Koji? Vabbè, cambiamo un po' ogni settimana, scusate, siamo in estate. Ma vuole fare tutti i dialetti? Vabbè.